vincono mai in casa Juventus e allora al centro della difesa debutta il 18enne Sørensen, danese. Prima apparizione stagionale per Grosso, Marchisio esterno di centrocampo, Sissoko preferito a Felipe Melo. Nel Cesena prima da titolare per Maurizio Lauro, schierato a sinistra nel quartetto difensivo con Nagatomo a destra. Ancora Giaccherini, il cross. Schelotto, posizione regolare, Schelotto di testa, Jimenez, gol! Il gol del vantaggio del Cesena, undicesimo minuto, ha segnato Jimenez, 1-0. Jimenez è il quarto giocatore del Cesena ad andare a segno in questo campionato, dopo Bogdani, Parolo e Giaccherini. Schelotto di testa, il tocco di Jimenez. Pepe, Aquilani. Aquilani carica al destro, la parata di Antonioli in calcio d'angolo, dai 30 metri Alberto Aquilani. E Del Neri fa scaldare Vincenzo Iaquinta alla mezz'ora del primo tempo, angolo di Del Piero, il colpo di testa tentato, calcio di rigore, il fallo su Bonucci, spinto per Romeo, e penalty, fallo di Pellegrino, va Del Piero. Il suo destro, 180 gol in Serie A per Alex Del Piero. Il terzo stagionale, Juventus che pareggia, 1-1. Quagliarella deve liberarsi di Pellegrino che poi va a commettere fallo. Pellegrino era già ammonito, ammonito nell'occasione del rigore, secondo cartellino giallo per il difensore del Cesena, Cesena in 10 uomini, 41esimo. Vuole palla Motta, Del Piero la cede invece all'indietro a Marchisio, che può crossare. L'inserimento, il colpo di testa, il gol! Il gol del 2-1, Fabio Quagliarella. Un minuto dopo essere rimasto in 10, il Cesena subisce il gol del 2-1. Quagliarella, quinta rete stagionale. E Ficcadenti deve ricorrere ad un difensore in più. Entra Benaluane per fare il centrale al posto di Pellegrino, esce Schelotto. Fischia Romeo, 2-1 Juventus all'intervallo. Ha provato Grosso di testa sul calcio d'angolo di Del Piero, quinto minuto. Doppio cambio nella Juventus, fuori Del Piero, dentro Iaquinta, fuori Sissoko, dentro Felipe Melo, dopo 12 minuti della ripresa. Pepe contro Nagatomo, Pepe si porta il pallone sulla linea di fondo, il suo tentativo di cross che va a colpire il palo e termina sul fondo. È durata poco la partita di Felipe Melo, meno di 20 minuti, probabilmente problemi fisici per lui. Al suo posto Salihamidžić, che al pari di Grosso fa il proprio debutto stagionale in maglia bianconera. Doppio cambio nel Cesena. Rodriguez per Bogdani e Ceccarelli per Lauro. Va Quagliarella, si ferma Iaquinta per non finire in fuorigioco, Quagliarella ancora, evita un altro avversario, Quagliarella, area di rigore, Quagliarella, anticipato al momento di concludere, 39esimo. Palla per il bosniaco, pallone dentro per Iaquinta che prova la girata del gol, bellissimo, di Vincenzo Iaquinta, al 42esimo, la Juve chiude la pratica. È il terzo gol che Iaquinta segna da subentrato in questo campionato, 3 dei 4 realizzati dall'ex attaccante dell'Udinese. Arriva il triplice fischio di Romeo, la Juventus vince per 3-1 dopo aver sofferto all'inizio, si porta ad un solo punto dall'Inter in classifica.